Buongiorno a tutti quanti, benvenuti a tutti quanti voi. Nella sessione dopo di questa presenteremo i pastori, i responsabili che siete qua. Intanto passo il microfono a mia moglie perché deve fare qualcosa di speciale. È bella mia moglie, vero? Alleluia. Ok. Alleluia. Buongiorno a tutti. Per chi non mi conosce, sono la moglie del pastore Maurizio Longo. E stamattina è veramente un'emozione enorme per me poter invitare qui una persona che mi sta proprio a cuore. Scusate, ma è veramente una forte emozione. 10 anni fa, non vi racconto la storia di 10 anni, dico solo che 10 anni fa, come 2 giorni fa, mia mamma e mio papà naturali sono entrati da quella porta e l'emozione che io avevo era indescrivibile, perché loro per la prima volta sono venuti qui a trovare la figlia con una bellissima realtà, quello che Dio ha fatto, e per loro è stato anche una cosa meravigliosa. È stato un onore averli qui tutti e due a gioire insieme a tutti noi per quello che Dio aveva fatto. Oggi, dopo 10 anni, io ho avuto la medesima emozione di avere qui invece i miei genitori spirituali, e ho provato anche di più. Non me ne voglia mia mamma e mio papà. Quando hanno varcato la soglia, io ho pianto, non sapevo che dovevo piangere, ho pianto perché l'emozione e la gioia di averli qui era veramente tanta. Ma adesso voglio parlarvi di una donna e non voglio allungarmi. Io stamattina, mio marito mi ha dato questa bellissima notizia, tra l'altro, anche se non l'avrei voluto fare io, ma la bella notizia di presentare la prossima serva. Non vogliono essere chiamati oratrici, serve e servi. E mamma mia, ho detto: Signore, quasi sono entrata nel panico, ma la conosco da tantissimi anni. Non è che lei mi ha fatto entrare nel panico, sono io che un po' mi lascio un po' prendere dall'emozione, ma ho chiesto al Signore, ho detto: Signore, come posso dimostrare, so che per lei non è così, cioè lei lo sa, però come posso far sapere a lei quanto veramente la amiamo, quanto è meravigliosa e quanto ha fatto per tutte le donne d'Italia e oltre. E allora Dio mi ha detto: sì, come ti rispondo? Io ti rispondo con la mia parola. Per cui, andando in Proverbi 31, dove parla della buona madre che è lodata, io non ve lo leggo tutto, vi leggo alcuni versi, però questo, quello che sto leggendo, credo che io rispecchio un po' tutto e le donne che ci sono presenti e anche quelli che ci stanno ascoltando online, di quello che pensiamo di questa donna e glielo vogliamo fare sapere. Si alza quando ancora è notte, distribuisce il cibo alla famiglia e il compito alle sue serve. Lei non ce le ha le serve, ma ha una forza di migliaia di serve, perché lei fa tutto. Non teme la neve per la sua famiglia, perché tutta la famiglia è vestita di lana. I suoi figli si alzano e la proclamano beata e suo marito la loda. Sono testimone che suo marito la loda. Lei è anche una donna accorta e sa il fatto suo. Il cuore di suo marito confida in lei ed egli non mancherà mai di provviste. Lavora gioiosa con le proprie mani, posa gli occhi sopra un campo e l'acquista. Sente che il suo lavoro rende bene. E suo marito è rispettato alle porte della città. Forza e dignità sono il suo manto e lei non teme l'avvenire, sorveglia l'andamento della sua casa e tutta questa saggezza l'ha di suo in quanto donna, e
lo può insegnare anche a un re. Questo mi ha colpito tanto perché non è altro che la descrizione di quello che è questa donna. E non, è una persona che non, normalmente diciamo, non le piace stare, non si vuole far vedere, si nasconde molto spesso, però la sua vita ha parlato tanto a tante donne. E io voglio invitarla qui stamattina, mamma Santina, vieni. Voglio scendere, non voglio stare qua. Un mi piace. Alleluia, buongiorno, chiesa meravigliosa. Sono qui per ubbidire a Dio. Ringrazio loro per l'onore che mi hanno dato e mio marito. Che magari una volta avesse detto lascia stare figlia mia, ci penso io, no, ci devi andare, va bene, te la farò pagare. Allora, le figlie di Sara, ma che è questo levato, non mi sembra. In Sicilia da tradurre, no? Levatelo un mi sembra, significa non lo voglio, non mi serve. Allora, questo è l'argomento di stamattina, le figlie di Sara. Chi sono le figlie di Sara? Chi è Sara? Perché è proprio Sara? Sara, voi lo sapete, è la moglie di Abramo, il grande padre della fede. E dove c'è un padre c'è una madre. Quindi la madre della fede, la grande, lo possiamo dire che anche lei è una grande madre della fede. Bene, per questa meditazione, perché io non sono adatta a predicare, mi piace parlare dal cuore. Non sono una predicatrice, quindi parlo per vita vissuta, per il cuore e la parola mi aiuta, però non lo farei mai se fosse per la mia volontà. Non mi piace questo microfono, forse se fosse un gelato lo preferirei meglio. Allora, leggiamo questi versi e li ripeteremo durante questo studio. Prima Pietro 3, dal verso 1 al verso 7. Similmente voi mogli siate sottomesse ai vostri mariti affinché, anche se ve ne sono alcuno che non ubbidiscono alla parola, siano guadagnati senza parola dalla condotta delle loro mogli. Quando vedranno la vostra casta condotta accompagnata da timore, il vostro ornamento non sia quello esteriore, intrecciare i capelli, portare gioielli d'oro, indossare belle vesti, ma l'essere nascosto nel cuore con un'incorrotta purezza di uno spirito dolce e pacifico, che è di grande valore davanti a Dio. Così, infatti, si adornavano una volta le sante donne che speravano in Dio, stando sottomesse ai loro mariti, come Sara, che ubbidiva ad Abramo chiamandolo Signore. Di essa voi siete divenute figlie, se fate il bene e non vi lasciate prendere da alcuno spavento. Similmente voi mariti, vivete con le vostre mogli con la comprensione dovuta alla donna come il vaso più debole e delicato, vogliamo dire. E onoratele perché sono coeredi con voi della grazia di Dio, affinché le vostre preghiere non siano impedite. Quindi se il padre è Abramo per coloro che hanno fede, Sara ne è la madre. Noi la vediamo, se voi leggete la storia di Abramo, sempre accanto a suo marito.
passo dopo passo, da Ur dei Caldei alla terra promessa e oltre. Quando appaiono gli angeli, lei si unisce ad Abramo per servire e per preparare per loro la loro ospitalità. Secondo lo scrittore della lettera degli Ebrei, la nascita di Isacco non è secondo solo lui, ma crediamo che sia così. È il risultato tanto della fede di Sara quanto di quella di Abramo. E vogliamo leggere questo verso nel capitolo famoso dei campioni della fede. Ebrei 11, il verso 11 dice così: per fede anche Sara stessa, benché avesse oltrepassato l'età, ricevette forza per concepire il seme e partorì, perché ritenne fedele colui che aveva fatto la promessa, come suo marito. Sara è un esempio di fede. Non è facile a quell'età. Pensate a una donna quasi 100 anni, 90 anni, insomma. Era finito il suo corso, era invecchiata. Io ogni tanto ci dicevo a mio marito: ma ne preghiamo, così facciamo un altro figlio, perché mi piacciono i bambini. Ma come, tu sei fuori, mi diceva, non ti baciano tre mascoli. Che io, se mi fossi sposata 10 anni prima, e che ci siamo sposati, avrei fatto almeno 5 figli, li volevo. Però lui, niente, questa fede non l'ha avuto. Vabbè, pazienza. Abramo e Sara e la moglie, allora, che gli viene in mente a questo meraviglioso uomo che scrive, che è l'Apostolo Pietro, per parlare della famiglia, per parlare dell'argomento del matrimonio, chi gli viene in mente? Sara e Abramo, perché sono stati una coppia di campioni di fede. Noi ripeteremo spesso questi versi che abbiamo letto. Quindi, il verso 5 infatti dice così: infatti si adornavano una volta le sante donne che speravano in Dio, stando sottomesse ai loro mariti, come Sara che ubbidiva ad Abramo, chiamandolo Signore. Di essa voi siete divenute figlie di Abramo, se fate il bene e non vi lasciate prendere da alcuno spavento. Sappiamo, diciamo, che ci sono in questi tempi, si parla del matrimonio e sono tempi difficili anche nella Chiesa, dobbiamo dire, purtroppo. Ci sono a volte momenti difficoltosi, mogli che hanno difficoltà nel rapportarsi con i mariti, mariti che hanno anche queste difficoltà. Matrimonio difficile e famiglie purtroppo che si dividono. Non è scandaloso, però succede anche nelle Chiese questa piaga dolorosa. Ora che stiamo vivendo tempi così difficili, lo vediamo ancora di più. E questo è un campanello d'allarme per le chiese e per le figlie di Sara. Dice: ma perché solo le donne? Perché la donna è particolare, particolare nel senso positivo. Dio l'ha fatto in maniera particolare, è più sensibile, è più dolce, è più delicata. La donna la chiama mio marito il termostato della casa. Quando è calda tutto è caldo, quando è fredda tutto è freddo, perché lei ha ricevuto da Dio questo dono meraviglioso di sapere, non vedere per prima, però siccome è sensibile, molto più sensibile, e afferra per primo quello che succede, quello che deve succedere prima ancora dell'uomo, che è più pratico. E quindi questa sensibilità a volte la porta, quando non è cresciuta bene nel Signore, a reagire in maniera negativa e quindi influenza in maniera negativa. Ma noi abbiamo fiducia che le figlie di Sara, come adesso vedremo, si fanno guidare dallo Spirito Santo per essere veramente le donne che Dio vuole che noi siamo. Non ci dimentichiamo, che vi piaccia o no, che piaccia a noi o no, che Dio ha creato per prima l'uomo, e poi quando disse non è buono che l'uomo sia solo, fece la donna. Perché? Per capriccio? Per essere più no, la fece per l'uomo, per essere aiuto convenevole dell'uomo, punto. Non disse altro, perché la famiglia fu ed è sempre e sarà nel cuore di Dio. Dio ha creato la famiglia per primo, perché lui è famiglia e voleva che sulla terra ci fossero famiglie meravigliose che amavano lui e che lui poteva manifestare il suo grande amore su queste famiglie. Poi sappiamo com'è finita, Adamo ed Eva eccetera, poi con Abramo si rifà di nuovo il patto con la famiglia eccetera, però Dio ha creato la donna per essere l'aiuto convenevole dell'uomo. Allora non può fare più altro? Assolutamente sì.
Noi vediamo nelle donne, lo vediamo anche qua, quante donne hanno servito, sono state meravigliose insieme ai fratelli, quante sorelle. Ma la priorità è la famiglia. Se tu non vai bene nella famiglia, è inutile che ti affatichi a fare le altre cose. Non ti serve. Cioè non andrai da nessuna parte, prima o poi scoppierai perché non stai camminando secondo l'ordine di Dio. Fare questo, fare quell'altro, voglio fare, perché a volte, diciamo la verità, ci piace apparire. Alla fine scoppierai, perché non è quella la volontà di Dio. Dobbiamo camminare nell'ordine divino e Dio ci porterà avanti se siamo nella sua piena volontà. Anche noi donne, capaci di predicare, io no però, mi piace parlare dal cuore, però ci sono donne che sanno predicare a volte meglio dei mariti, ma questo non significa che diventano arroganti e quindi devono disprezzare il marito o non fare l'aiuto convenevole. Assolutamente no. Abramo era un grande uomo di Dio e Sara ha visto per prima, ha ricevuto per prima la rivelazione del grande uomo che sarebbe diventato, dello scopo divino che lui aveva per quest'uomo. Lei l'ha ricevuto per prima ed è stata come la guardiana del proposito di suo marito. L'ha servito, l'ha amato, è stata una grande donna e l'ho accompagnato sempre con timore, nonostante che a volte Abramo ha mancato nei suoi confronti. Se voi leggete la storia vedrete anche che due volte è successo che è andato in Egitto, che c'era il re, questa donna era molto bella e lui ha detto digli che sei mia sorella. Così, perché si spaventava, perché sua moglie era molto bella, dice se questo la docchia è pure capace di uccidermi, allora ha fatto il compromesso di che sei mia sorella. E lei poverina non è che si ribellò, oppure dopo di questo lo disprezzò e disse mi sei fatto pagare, gran fetente che sei, mi hai rinnegato che fossi tua moglie. No, lei umile, sottomessa, mansueta, che uno posso dire fetente, sì. Intanto quando, non glielo dico fetente, però quando ci vai, rugoso ce la dirà bravo. Giusto. Con rispetto, se vuole mi faccio l'inchino, però io lo devo dire che è stato un pochino solo. A fare spiegare come può fare Cristo, giusto? Allora, magari fossimo come Abramo e sua moglie. Allora, queste scritture sono una sfida alle mogli e alle madri, una sfida ad essere figlie di Sara. Le figlie di Sara hanno quattro caratteristiche che dovremmo considerare tutte. Prima, si sottomettono volontariamente al marito. Uffa, questa sottomissione, sempre sottomissione, è questo marito, sempre il capo, sempre sottomessi, sempre che dobbiamo obbedire, sempre... Sorelle care, essere sottomesse è una protezione, molte donne ancora non l'hanno capito questo, scusatemi se dico che non l'hanno capito, cioè gli sembra che è frustrante, che è sottomessa ci farà serva, non è questo, è l'ordine divino, non perdono la dignità, dignità pari, davanti a Dio siamo uguali in dignità, ma l'ordine che Dio ha stabilito è questo, la donna è stata fatta per il marito che è capo, Dio l'ha fatto capo, se non vi piace ditelo a Dio, perché hai fatto capo mio marito? Però ci conviene a noi donne, lo dovete capire questo, perché primo perché siamo nell'ordine di Dio, Dio ci ha fatte così e noi dobbiamo rispettare ed essere sottomessi al marito, secondo perché siamo protette da lui, se ci comportiamo nel modo giusto, a noi conviene perché l'autorità è lui e le responsabilità se le assume il marito. Noi ci conduciamo con rispetto e Dio farà la sua parte anche quando ci sono i momenti difficili. Non significa che perché noi ci conduciamo bene ed è tutta armonia e non ci sono mai problemi. Ci saranno i problemi, non è che ci dobbiamo mettere, ci mettiamo gli occhi chiusi e facciamo finta che tutto, diceva mia madre, non è tutto rose e fiori. Ci sono i momenti di difficoltà, di incomprensione, anche perché marito e moglie sono completamente diversi l'uomo e la donna. Sono due pianeti diversi, proprio se fosse umanamente non si capiscono proprio. Cioè la donna vive in un'altra maniera, è più sensibile, si vive le sue cose in maniera più forte, le commozioni, le emozioni, le cose negative. L'uomo è più stabile, più in questo razionale, meno male, perché è un bene, perché la porta a equilibrarsi, ma in tutto questo ci deve essere l'amore e il rispetto che vince sempre. Non dobbiamo mai uscire fuori dall'ordine divino, quando c'è l'ordine divino c'è Dio, c'è la sua presenza e si può superare tutto.
I momenti più difficili si superano. Anch'io come marito abbiamo avuto momenti più difficili. Io non mi piace parlare degli altri, magari negli anni che siamo stati nel ministero abbiamo conosciuto vite, passioni, conquiste e anche perdite, diciamo, di molte famiglie. Io conosco storie di tante donne, di tante persone, ma non mi piace parlare degli altri, parlo di me. Così sono io che, diciamo, mi faccio conoscere, va. Con mio marito non è stato tutto rose e fiori, soprattutto perché i primi anni noi siamo stati pionieri, lui è stato pioniere in tutto, ancora lo è, perché le rivelazioni, scusatemi, non sono orgogliosa e mi vanto, però a oggi, per tutte le persone che io conosco, le rivelazioni che riceve quest'uomo, scusatemi, ma per me è un meglio, non c'è niente, voglio dire. È allucinante, io lo so, perché a volte quando mi dice ho ricevuto io tremo, ti caspita, prima mi siedo perché fammi capire, non correre, parla piano perché sennò io mi perdo. Per le cose che mi dice, veramente, Dio lo sta usando in una maniera meravigliosa, ma ai primi tempi non era così. Certo, in confronto a come ero io, lei era sempre più avanti di me, perché io vengo da una chiesa senza togliere niente, perché il mio pastore è stato meraviglioso, un padre, però... erano religiosi e lui aveva i suoi limiti, mi ha dato tutto quello che lui aveva. Però quando è venuto mio marito ha portato una rivoluzione tra di noi, perché quello che lui aveva allora già per noi era troppo tanto. Quindi immaginiamoci. E abbiamo avuto delle batoste, siamo usciti, ci hanno buttati fuori dalla chiesa, lui è stato solo, padri spirituali, mantelli, niente da fare, tutti i pastori che stavano attorno a noi lo disprezzavano perché dicevano questo è un pazzo, lasciatelo perdere, non lo ascoltate perché tanto gli do 2 anni di tempo e finirà tutto, non ce la farà. E grazie a Dio siamo qua. Nonostante che siamo stati pionieri, nonostante che ha sbattuto la testa, ha sofferto, ha pianto, io meglio di me non lo sa nessuno, quante ore passava in ginocchio a piangere, perché la chiesa cresceva in maniera spaventosa e i servi erano pochi e lui galoppava, faceva tutto lui, il facchino io lo chiamavo, perché andava a comprare pure le cose per la chiesa, andava a comprare detersivi, aggiustava i gol, tutto faceva. Solo l'offerta un fece, ma se avesse raccolto l'offerta avrebbe fatto tutto. Però secondo me Dio l'ha chiamato pioniere e lui è pioniere perché traccia sempre delle nuove strade dove lui ci soffre e ci lavora, rischiando anche ancora il disprezzo di chi non lo capisce. E però poi gli altri che ci stanno dietro, lui fa sempre un esempio, per costruire una strada le persone che la costruiscono ci mettono tempo, quanti anni ci vuole per fare la tua strada, poi le macchine che fanno corrono veloci, che ci costò? Niente, però chi l'ha costruita sì, e mio marito è così spiritualmente parlando, lui costruisce le strade, soffre, piange, io lo so, e poi noi voliamo veloci, perché... Però tutto quello che noi diciamo, anche questa è farina del suo sacco, io non c'entro niente, lui l'ha fatto. Però a me piace parlare di queste cose perché amo molto la famiglia. A me piace perché sono cresciuta in una famiglia disastrata e quindi il mio cuore era avere una famiglia, avere dei figli. E quindi quando si tratta di famiglia per me è il mio campo, mi piace. Quindi abbiamo detto che La prima qualità che devono avere le mogli è essere le donne, le figlie di Sara, essere sottomesse volontariamente ai loro mariti. Questo non significa essere sottomesse che è serva, che è disprezzata, non è questo. Essere sottomesse è un'espressione militare, sapete che significa posizione sotto il grado. Chi ha un grado in più, anche, noi lo vediamo anche nei militari, i militari normali sono sottomessi ai loro capi, ma quello è un altro discorso. E la parola essere sottomessa è proprio così, ma la sottomissione non è una questione né di inferiorità e né di superiorità dell'altro, è una questione di fare la volontà di Dio. Gesù non era sottomesso perfettamente al Padre, possiamo dire forse che era inferiore a Dio? No, perché lui è Dio pure. Però è stato perfettamente sottomesso e perfettamente ubbidiente e questa obbedienza l'ha portato alla gloria e alla vittoria.
E la Chiesa è così. Quando si sottomette, cominciando dalla famiglia, poi chiaramente ci sono le autorità della Chiesa con cui bisogna stare sottomessi e rispettare, essere ubbidienti, anche se a volte non si capisce. Sapete, c'è un uomo di Dio meraviglioso che è nostro amico, che quando lavorava insieme a noi diceva sempre a mio marito, certe volte per certe cose che gli diceva, Lirio, io non lo capisco quello che mi dici, però ubbidisco perché me l'hai detto tu. E adesso anche lui è diventato, non è che è diventato un grande per questo, ma il suo cuore è così. È sottomesso e non discute, anche se non capisce le cose. A volte pure io certe cose non le capisco, però ho detto, vabbè, lo dice lui, lo dice mio marito, io lo faccio. Tanto, dico una cosa, se sbaglio, qui penso perché me l'ha detto lui, quindi ci conviene essere sottomesse, sorelle. Non lo sottovalutate, perché loro si assumono la responsabilità. Dice, ma tu che cosa hai detto? Lui me l'ha detto. Andate da lui e glielo dite. Io ho fatto quello che mi ha detto. Bello, questo le piace io. Bello. Quindi in questo brano Pietro sottolinea ai mariti che le loro mogli sono eredi con loro nella grazia. Quindi dignità uguale. Nessuno è più importante dell'altro. Siamo eredi uguali della grazia. Davanti a Dio non c'è uomo o donna, sia il corpo di Cristo, la futura sposa, eredi maschi e femmine con lui nella grazia. Quindi il marito non ha niente a che fare a fare un capuzzello, perché ci perde pure lui. Se il marito tratta male la moglie, poi Dio diventa suo suocero. Quindi pensateci, altro il padre, altro il suocero. Anche se io veramente sono suocera, però le mie nuore per me sono delle figlie. Credo di non avere fatto mai la suocera, spero di non farla mai, perché le amo tanto e loro lo sanno. Ho tre figlie, non ho tre nuore, quindi anche mio marito con i suoi nipotini, poi diciamo non ne parliamo, perché i miei figli ogni tanto ci dicono, papà, quello che fai con i miei figli, con me non l'hai fatto, ti fa fare che lui vuole, no, ubbidisce ai tuoi nipoti. Quindi la sottomissione, dicevamo, non è un fatto di essere inferiori o superiori. Dobbiamo essere perfettamente ubbidienti alla parola di Dio, perché questo Dio vuole. Rispetto dovuto alla volontà di Dio, sì, ai ruoli che Lui ci ha assegnato, a proposito, per adempiere la sua volontà nella famiglia. Allora, quando Pietro dice così, infatti si adornavano le donne di una volta sante e speravano in Dio, stando sottomesse ai loro mariti, come Sara che obbediva ad Abramo chiamandolo Signore, di esse voi siete divenute figlie, se fate il bene non vi lasciate prendere da alcuno spavento. Sapete, io penso a volte che la donna, siccome è più sensibile, a volte diciamo, certe situazioni che succedono nella famiglia, la donna ha più timore, no timore di Dio, si spaventa, è più ansiosa in certe cose. E il marito invece no, magari noi a volte, non io, ma penso che le donne guardando i mariti in certe situazioni dicono, ma com'è, non gli fa niente quello che è successo. È insensibile, ma è molto, ma perché non se lo spiglia, ma com'è combinato? E invece no, grazie a Dio che l'uomo è così, altrimenti succederebbero per cose inutili tragedie. Meno male che l'uomo ti riporta con i piedi a terra e ti dice calmati, non è così. Anche nelle cose gravi, io vedevo che mio marito, anche quando i bambini avevano la febbre o stavano male, cioè lui pregava e diceva ok, abbiamo pregato, ora basta. Come basta? Come ci devo avere? E tu dici basta, cioè che significa? Cioè, e ho imparato molto questo mi ha fatto crescere anche in me nella fede. Dico la verità, ancora non sono molto tranquilla. Con i nipoti ancora sono un pochino ansiosa, quando succede qualcosa comincio a dire Signore, poi quando passa magari Dio stesso si fa una risata e dice ma quando finisce? Ogni volta Signore, 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 Signore. E poi mi dice Signore perdonami perché lo so che tu ci sei, grazie. Perché non ci pensi prima. Allora. Quindi a volte magari pensiamo a Sara che era così devota e sottomessa a suo marito e possiamo pensare che lei era una creatura senza carattere, scialba, che non aveva nessun... Non è così, Sara era una donna forte, Sara era una donna dignitosa, ma lei sapeva che cosa fare quando significava di fare la volontà di Dio e onorare suo marito. E lo possiamo vedere in tutto, quando lui non c'era...
Allora, la famiglia di Sara e di Abramo era grande, non per il figlio soltanto, ma sappiamo che lui aveva tanti servi che erano cresciuti a casa sua e che erano come figli. E Sara sapeva governare la sua casa quando Abramo non c'era. Era una donna forte, dignitosa, che sapeva il fatto suo e sapeva cosa fare. Però nello stesso tempo era sottomessa e onorava suo marito e lo chiamava signore. Allora a quei tempi era tutte le donne, perlomeno dovevano chiamare il signore, perché lo onoravano e riconoscevano veramente che il marito era capo della famiglia. Oggi non c'è più, siamo pari, la donna lavora, non lo sto dicendo per discriminare la donna che lavora, per carità, capisco anche che ci sono grandi bisogni nella casa, che con uno stipendio non si può campare più ormai, e andiamo incontro a periodi peggiori. La Chiesa non si deve spaventare di questo, perché noi non viviamo per quello che ascoltiamo o per i soldi che possiamo guadagnare, noi viviamo perché Dio ci provvede e si prende cura di noi. Amen? Noi non dobbiamo avere queste paure, perché la mamma che ha una famiglia per i figli si spaventa sempre se manca qualcosa, e se non ci sono i soldi, se non posso fare la spesa, e se i miei figli non si possono vestire, se i miei figli soffrono, pensa più per i figli che per se stessa. Ma noi queste paure non le dobbiamo avere, perché noi abbiamo piena fiducia che Dio si prende cura di noi. Lui è il padre e lui non ci lascia. Noi lo possiamo testimoniare a voce alta, perché quando abbiamo cominciato non avevamo proprio nulla. Noi abbiamo fatto l'elenco davanti a Dio delle cose che ci servivano e Dio ci ha provveduto. Mio marito, quando gli hanno detto lascia il lavoro, è stato ubbidiente all'autorità, ha lasciato il lavoro, ci dovevamo sposare, e lui è stato ubbidiente, ha lasciato il lavoro e ha servito nella chiesa, che allora gli davano nulla. Ma non è questo. Ma noi siamo andati avanti perfettamente tranquilli e Dio non ci ha fatto mai mancare, lo possiamo testimoniare questo, niente, anche se era quello giusto per andare avanti. Però man mano che siamo cresciuti spiritualmente, Dio ci ha dato grazie anche di poter aiutare persone nel bisogno. Quindi non dovete mai temere niente, donne, di questo. Però dicevo, le donne che lavorano le possiamo capire, c'è bisogno, hanno bisogno di lavorare. Però non devono mai dimenticare che sono le mogli dei mariti e rispettarle, perché oggi anche nella Chiesa purtroppo si sente dire, se il marito dice, per esempio, faccio un esempio, mi cucini questo, per dire, oppure ma dove questa camicia me la dai? Ma io tempo non ne ho, se vuoi te la stiri tu. Oh, ma chi è? Non arrivamo. Ma non vi dovete permettere di parlare ai mariti così. Ora arriviamo anche ai mariti, non vi preoccupate, ora faccio... Però non vi dovete permettere, perché il marito è capo. Allora dice che il marito è capo, Sara lo chiamava suo signore, e noi dovremmo pensare che ogni volta che entra il nostro marito dovremmo pensare a Gesù che entra, perché lo dobbiamo raffigurare come il capo famiglia rivestito dell'autorità divina, del timore di Dio, perché così è con i figli di Dio, e quindi rispettarlo. Non lo chiamiamo Gesù, ma dobbiamo pensare che lui è come il Signore. Non lo dice pure nell'epistola a mariti, amate le vostre mogli, e poi state sottomessi a vestimenti come al Signore, così dice la parola di Dio. Quindi mancate di rispetto ai vostri mariti come se mancasse di rispetto al Signore. Il contrario è questo, quindi non lo fate. Anche noi abbiamo avuto dei momenti dove io avrei voluto... Guardate come mi guarda, sta attenta a quello che dice, mi sta dicendo così. Picchiarlo, non lo so, fare di lui... Sì. Ma Dio mi ha detto, dove stai andando? Quando io ho pregato, il Signore mi ha detto, perché lui, mio marito, mancava spesso, ma perché la Chiesa... Ora lo so, perché... Allora, questo è bello, tu l'hai detto, io lo dico per questo. La prima persona che ha ricevuto la rivelazione che lui avrebbe fatto, non è per vanto, è perché Dio lo fa così, è così. Sono stata io. Ancora non eravamo neanche fidanzati. E una volta davanti a un semaforo io gli dissi, devo dirti una cosa, tu sarai pastore. Lui mi ha guardato e mi ha detto, tu sei pazza, io non voglio fare pastore. Ho detto, non mi importa, vedremo. Non mi importa se sono pazza, lo vedremo. Ed è qui. E sapete, quando noi ci siamo sposati, anche se stavamo crescendo e difficoltà ne abbiamo avute tante, che
umanamente parlando, forse siccome io ero la spina nel fianco, perché poi quando mi scoraggiavo gli dicevo: hai visto, abbiamo sbagliato, io non sono la persona adatta a te, non riesco a stare dietro di te, tu stai volando, io ma firucchiù, fermati, basta, non ne posso più, ed ero la spina. E lui mi incoraggiava sempre, invece al contrario, perché lui mi ha aiutato tantissimo. Io vengo da una vita disastrata e l'aiuto che la prima persona a cui ho confidato i segreti del mio cuore da sempre è stato lui, e lui mi ha aiutato tantissimo. Per questo io sono con questo gelato in mano, se no a mia vi aspettare, cioè, perché devo tutto a Dio, ma devo tanto a quest'uomo che, nonostante quello che io ero, mi ha sopportato, mi ha aiutato, ha avuto pazienza, mi ha amata, ed è stato un uomo meraviglioso. Però io battevo i piedi, perché lui volevo vedere pure un padre che si curava della figlia. E poi Dio mi ha detto, Dio me l'ha detto: smettila, lui non è tuo padre, io sono tuo padre. Metti le aspettative su di me, non lo schiacciare. Io avevo grandi aspettative su lui, lo schiacciavo con l'ignoranza, diciamo, spirituale che avevo. E poi Dio mi ha detto: no, guardalo come Mosè, guardalo come Mosè, io l'ho costituito così. Lui sarà un grande uomo. E quando Dio me l'ha rivelato, io ero gelosa dell'immagine di me, non gelosa di lui perché c'erano le donne vicine. Io ero gelosa se qualcuno osava dire qualcosa contro quello che Dio voleva fare in lui. Soffrivo, piangevo, mi litigavo con chiunque se sentivo qualche parola che dicevano contro di lui in questo caso. Non perché ero gelosa, perché ero gelosa di quello che Dio, del proposito che Dio aveva per lui. Quindi le donne dovrebbero essere così. Se non avete capito il proposito per vostro marito, pregate che Dio ve lo rivelerà. Non pregate perché lo volete sapere e stuzzicarlo di più, pregate perché lo volete sapere per servire e stare al suo fianco. Per servire e stare al suo fianco. E Dio mi disse: sta in silenzio, lui è come Mosè per me. Lui aprirà le strade e tu devi servirlo e amarlo. Guarda l'opera. Sempre quando mi scoraggiavo mi diceva: guarda l'opera, metti le aspettative su di me e io ti darò i desideri del tuo cuore attraverso di lui. E così è stato. Ho imparato molto, ma mi è costato. Quando una donna si sposa un uomo, ma io avevo chiesto solo un servo di Dio, in verità, credetemi, non avevo chiesto che lui un apostolo, ma quando mai? Io volevo un servo di Dio e ora diventò apostolo. Ma tu fici fare capora mia, mi mettessi in omienzo, figlio mio. E mi ha aiutato tanto questo, veramente. Il Signore me l'ha fatto amare e vedere con i suoi occhi. Così devono essere le figlie di Sara, come Sara vedeva Abramo con gli occhi di Dio. E nonostante tutto quello che è successo, Sara era come un cancello che abbracciava suo marito e difendeva il proposito di Dio. Così devono essere le mogli, dei grandi o non grandi, perché davanti a Dio siamo tutti grandi, perché se ognuno sta al suo posto vince e va avanti e ha successo. Non fate a gara, non vale la pena, è fatica inutile. Io vorrei essere come quello, vorrei essere come quella, io vorrei il microfono, ma come fanno a piacerci questo microfono? Vorrei fare questo. Stai al tuo posto. Dove ti ha messo Dio, donna? Ti ha messo a fare la figlia di Sara lì? Avrai successo se tu ubbidisci, anche se ti sembra una cosa umile. Io ho cominciato a lavare i bagni delle chiese e mi sentivo onorata perché lavavo i bagni dei santi di Dio. Mi sentivo onorata, non mi faceva fastidio. Fin da quando ci siamo sposati, ti ricordi che facevamo le pulizie in chiesa? Ho smesso quando ho avuto dei figli uno dopo l'altro. Allora lì mi sono fermata perché non potevo proprio praticamente. E quindi mi sono fermata. Ma mi faceva onore, non era una cosa che mi... Quindi non fate a gara. Dovete vivere fiduciosi che Dio si prende cura di tutti i bisogni che abbiamo se servite lì, nel posto dove Lui vi ha messo. Non desiderate, sapete perché? Perché abbiamo in Lui la posizione più grande che possiamo avere, siamo figli. E Gesù ha pagato il prezzo. Cosa vogliamo di più? Cosa vuoi essere più del figlio di Dio? Dove vuoi andare? Vuoi essere Dio? Vuoi fare come Adamo, che il diavolo gli disse: ah, però... se tu mangi, ti apri gli occhi e diventi come Dio. Scemunito, perché già non era come Dio. Che ci voleva di me, perché non ci diceva: ti rompi una scorcia contro, già io sono immagine di Dio. Cioè, scemunito, che mi dice? Mi ha fatto la sua immagine Dio, quindi cosa posso volere di più? Parla con me, scende, camminiamo insieme. E invece no, voleva diventare. E quindi a noi basta essere come Lui.
che poi la fine della nostra storia è questa, somigliare a Gesù, punto. Che vogliamo di più? E avremo in cielo i premi che Dio ha preparato per noi. Allora, le figlie di Sara hanno dignità. Ma sapete, quando parla di non intrecciare i capelli, non vestirsi in una maniera, non vuole dire che dobbiamo camminare come pezzenti. Allora le donne, le chiese religiose avevano interpretato così, le calze anche in estate. Grazie a Dio che sono entrata in una chiesa dove non si mettevano le calze in estate, perché io non ci sarei andata più, perché io soffro di allergia con le calze. Figuriamoci se mi dicevano mettiti le calze, ma io non vengo più, ma manco per niente, figuriamoci. Il velo l'ho sopportato, ma le calze non le avevo sopportate. Però c'erano delle chiese religiose, niente depilazioni, cioè voglio dire, se i peli uscivano dalle calze va bene così, cioè, non... depilarsi è peccato. La barba mio marito ce l'aveva lunga, a me mi piaceva un sacco, però era peccato. Se la vieni a levare, ma la cucciurista, il suo pastore, non ti levare la barba perché a me piace, non ti preoccupare, stai nel peccato, ma la barba non te la devi togliere. Cioè, voglio dire. E c'erano le chiese religiose così, però non si, gli eccessi sono sempre sbagliati, o positivi o negativi. Anche mangiare è bello, ma mangiare troppo è sbagliato, perché poi tutte le malattie, il grasso, le gambe, il fegato, tutto, già. Bisogna essere equilibrati in tutto, così è nel vestirsi. Se tu sei, hai soldi e ti vuoi comprare un bel vestito, nessuno te lo vieta, compratelo. Noi siamo ambasciatori di Cristo, dobbiamo vestirci bene, non possiamo vestirci male. Dobbiamo essere però sobri. 100 kg di fardo sopra la faccia, cacciavo la paletta, poi per levarlo. Tutti gli occhi truccati, pare che avessero fatto a box negli occhi, tutti nivori. Ma questa non è più la bellezza della donna. La bellezza, Dio non l'ha fatta così. Quando la donna si veste così è mostruosa, lei pensa di essere bella, ma perché non è... Si gratifica in queste cose, perché non ha raggiunto quella gratificazione che solo Dio può dare. Magari sono donne frustrate, che sono state anche trattate male dai mariti, dagli uomini, perché gli uomini, dobbiamo dire la verità, umanamente parlando, disprezzano le donne, le trattano un po' male, per questo la donna poi reagisce. Ok, il femminismo, sono mia, decido io, la vita è mia, faccio quello che voglio, se voglio abortire, se non voglio abortire. Secondo me è una reazione, perché nell'arco del tempo la donna è stata trattata male, come una schiava. Difatti ci sono ancora dei popoli, vogliamo dire, le donne che si mettono il burka, burka miseria, su burka proprio, non ci vorrebbe. Cioè non vedi niente, come fanno a camminare, mi schinano due buchetti negli occhi, dico non è, cioè, questo è l'eccesso, però neanche l'eccesso di essere smoderatamente eleganti, vestirsi in una maniera poco sobria per attirare l'attenzione, perché per questo lo fa, non per attirare l'attenzione perché sono donna poco seria, ma perché c'è un bisogno di dentro, allora fanno di tutto. Voi lo sapete, è sempre esagerato. Io ho conosciuto persone che per vestirsi alla moda e con i soldi e con i vestiti che costavano un bel po', facevano debiti. Facevano debiti perché si dovevano vestire in questa maniera. Io una volta sono andata a Portofino, ho visto un abito in una vetrina a 2000 euro. Ma che su pazzi, 2000 euro un vestito? Ma io i 2000 euro li faccio appestuto e mi mangio, no? Come ci spendai i due vestiti? Cioè, allucinante, un vestito, questa è una follia fare una cosa del genere. Poi Pietro parla di intrecciarsi i capelli, perché a quei tempi per le pettinature impiegavano molto tempo, perché ci mettevano le perline, i fili d'oro, quindi era un processo lungo. Allora dicevano, non c'è bisogno di fare queste cose per apparire bella, devi essere bella di dentro. Ci sono molte donne belle di fuori, ma devono stare zitte, stanno a mettere lo scotch nella bocca, perché se aprono la bocca sono mostri, dicono parolacce, sono volgari, sono brutte, brutte di dentro. Quindi la bellezza della donna, per attirare, se vuoi attirare gli uomini devi essere bella di dentro, vuoi attirare tuo marito devi essere bella di dentro, sobria, amorevole, gentile. Ci sono delle ragazze che hanno una bellezza interiore, basta che guardi il loro sorriso candido, sono sempre gentili, sorridenti, che non lo fanno per ipocrisia, ti danno un riposo, sono bellissime, anche se non sono belle, diciamo, fisicamente o in faccia,
però hanno un carattere così bello che è facile amarle. E così Dio vuole che si vestano le sante donne, le figlie di Sara. Sara, secondo me, era sobria, era così bella che bastava uno scialle colorato per fargli vedere tutta la sua, per risaltare quella bellezza che aveva. Poi immaginiamoci le donne orientali, no? Gli occhi grandi, scuri, la pelle un po' scura, diciamo, i capelli lunghi, neri. Sarà stata una bellezza, fino a 100 anni era bella, figuriamoci. Ma non c'è bisogno di essere, sapete, io ho vissuto purtroppo in una famiglia dove mi dicevano sempre, lo dico in siciliano, sono tazzizzi, non fai niente nella tua vita. Cioè, mi dicevano mettiti in mossa, va. Ma io avevo vissuto con mia madre orfana, cioè proprio una vita così squallida, diciamo, umanamente parlando, che proprio, no, vabbè, a me non è mai piaciuto, io sono l'eccesso opposto, non mi piace il trucco, non mi piacciono i gioielli, ma non perché sono cristiana, mai mi sono piaciuti. Io quando ero piccola gli orecchini, le orecchie mi sanguinavano sempre perché odiavo le orecchine e facevo sempre così, sempre col sangue. Quando mi sono convertita e quel pastore di quella chiesa ha detto gli orecchini sono peccato, ho detto wow, non li metto più allora, questo mi piace. Mi sono tolta gli orecchini, dice, ma mettiti, no, è peccato, non me li posso mettere, non me li posso mettere. Beh, per me è stata una vittoria, non mi metto più da allora gli orecchini perché io li odiavo, non mi piacciono, non mi sono mai piaciute le orecchie. Quindi Dio ci insegna ad essere sobri, la donna deve vedere di più la luce riflessa di quello che Dio sta facendo nella sua vita. Lo Spirito Santo ci vuole portare ad essere così. E da sole non ce la facciamo, perché anche noi siamo carne, anche noi abbiamo la carne, ma se abbiamo la comunione con Gesù, ci dedichiamo alla preghiera, leggiamo la parola che ci trasforma, noi passo dopo passo somiglieremo sempre di più a Gesù. E questo è quello che Dio vuole, è la luce sua, riflette in noi. E se riflette in noi, che trucco c'è bisogno? Certo, non è che non ci dobbiamo essere scialbe, no. Sistemate, soprattutto pulite. Dice, mia madre diceva sempre, povera sì, ma ingasciata per chi? Cioè, voglio dire. Povera sì, ma se c'è l'acqua lavati, fai profumo, no? Anche se non hai profumo, basta che ti lavi col sapone, sei pulita. Cioè, ma io sono povera, sì, però va lavati. Sei povera, va lavati. Anche Gesù lo disse a quel cieco, va lavati. Quindi è spirituale la cosa. Quindi le donne, le figlie di Sara devono essere così, devono risplendere oggi della luce di Dio, perché lo Spirito Santo è in noi. E le persone quando ci vedono, sapete, mi piace tanto quando mio marito dice il complimento più bello che ci possono fare è che vedono Gesù in noi. Quando le persone possono dire, ma quando tu mi parli, ma quando ti guardo, io vedo la luce di Gesù. Questo è bellissimo. Piano piano stiamo somigliando a Gesù. E questo lavoro dobbiamo lasciare che lo Spirito Santo lo continui a fare. Perché è di gran valore davanti a Dio una donna, la figlia di Sara, è di gran valore quando può mostrare agli altri la dolcezza e l'amore di Gesù. Questa è la più grande luce che possiamo mostrare. Questo attirerà, alla fine l'ultimo comandamento che Gesù ha dato, amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi, da questo vi riconosceranno. Dice, ma dalla predicazione no, allora non si predica, non si dice niente, solo no. Però la luce che deve risplendere dentro di noi, la bellezza interiore, è più importante di quella esteriore. Anche un bravo predicatore che sa predicare, se poi arriva a casa sgarbato, picchia la moglie, a chi gli serve predicare? Cioè, le persone non lo conoscono, magari si sa nascondere, però la moglie che lo conosce lo sente predicare, dice bravo, sì, predichi bene e razzoli male, poi quando arriva a casa però sei un mostro, a che gli serve predicare bene? E così anche le figlie di Sara, a che cosa vi serve se avete un bel lavoro fuori, se siete belle anche esteriormente, se quando entrate in chiesa vi fanno i complimenti e poi nella famiglia non siete proprio assolutamente niente, perché avete anche noi donne distruggiamo la famiglia, anzi vi dico di più, siccome la moglie, la donna ha ricevuto l'influenza, che è una cosa meravigliosa se positiva, perché l'uomo ha bisogno dell'influenza della moglie,
Cioè, questa influenza serve e si chiama manipolazione per fare danni, a cosa ti serve? Hai distrutto la famiglia. E quando tu sei sempre contro tuo marito, i figli che crescono lo vedono e crescono nella paura che la famiglia non è stabile. Perché il capo è lui. Dovete portare i figli sempre verso il padre. Perché è lui quello che dà sicurezza nella casa. Io vedevo che quando mio marito mancava, i miei figli si scatenavano. Ma che succedeva? Però siccome noi due parlavamo lo stesso linguaggio, appena io gli dicevo ok, quando viene papà scriviamo, e glielo dico. E si calmavano subito. No mamma, ti prego, ti chiedo perdono, non glielo dire a papà. E faccio una premessa: mai mio marito gli ha alzato le mani, solo una volta sola a Giacchina e una volta sola a Giuseppe, ma perché erano veramente, se non meritavano questa punizione. Ma lui basta che entrava a casa, c'è papà. Ancora oggi non è che lo temo, io sono convinta che loro hanno visto perché, non perché gliel'ho insegnato, però gliel'ho insegnato. Li ho portati sempre verso suo padre, quel timore santo di quello che Dio sta facendo nella vita di mio marito. Non è timore paura, è timore rispetto che hanno verso di lui, e lui lo può dire. Cioè, ancora oggi certe fanno con me le battute, no? Mi mamma, papà, però, ma glielo a dire? No, mamma, io non ci vado a dire. Però hanno questo timore di Dio e rispetto nei confronti. A me mi fa onore, quando loro parlano così del padre mi gonfia il cuore di orgoglio, orgoglio santo però, perché ci ho lavorato tanto e io quando vedo questo sono contentissima, felice che vedo questo. Quindi donne, le figlie di Sara, dove siete? Cosa stiamo facendo? Sei una figlia di Sara? Se fai il bene, se temi Dio, se cammini secondo la volontà di Dio, le persone ti devono vedere dall'aspetto, anche senza parole. Difatti c'è un verso che dice: che ne sai tu moglie se, sempre in questo capitolo, se col tuo modo di fare puoi cambiare tuo marito, perché lui deve vedere in te la vita di Dio. Questo non significa che la moglie fa la maestrina, non lo fate, perché lo allontanate di più. Gli uomini non sopportano le mogli che fanno le maestrine, non lo sopportano. Tu devi fare perché tu, e poi pretendono che il marito li ama, ma che ci pretendi? Cioè, questa è mancanza di rispetto. Oppure vai in chiesa, tu hai peccato, tu stai vivendo nel peccato, non lo fate. Che hai mariti non convertiti, per favore non lo fate. Questo significa mostrare ai mariti, come voglio dire, l'opera che Dio sta facendo nella vostra vita. Non significa che non gli dovete parlare di Gesù, però parlategli con la vostra vita stessa, che possono vedere in voi il rispetto, l'amore, il servizio, la gentilezza. Siate così, confidate nel Signore, Lui non vi lascerà. Confidate nel Signore e i mariti, vedendo la vostra casta condotta, bella, umile, rispettosa, diranno: ma mia moglie com'è? Che è successo? Qualcosa sta succedendo in lei, allora aspetta, vado a vedere cosa sta facendo. Verranno da soli, senza bisogno. Non c'è bisogno che gli riempite la testa, non fate le maestrine, non è il vostro compito. Il vostro compito è fare le mogli rispettose e amabili. E loro lo vedranno e vedrete che... Intercedete, questo lo potete fare. Intercedete sempre per la salvezza della vostra famiglia, dei vostri figli se li avete lontani, del marito se non c'è con voi. E Dio lo farà. Come Dio ha operato in me, non perché mio marito era lontano, però per quel periodo che di tempo, io lo dico perché l'ha detto lui, altrimenti non mi permetterei di dirlo, non lo farei mai, perché sembra ascoltando una cosa contro mio marito, non mi permetterei. Perché il tempo quando la Chiesa ha galoppato ed è cresciuta, zia non lo so, perché lei era con noi, è stata la sua famiglia, una delle prime famiglie che si convertirono. Noi li chiamavamo la tribù dei Camarda, perché c'era la madre, il padre, un figlio, zio, nonna, tutti là erano. Si sono convertiti tutti, era una tribù. I Camarda erano una tribù per noi. E quindi quando allora la Chiesa galoppava, che eravamo 150, quando abbiamo cambiato chiesa siamo diventati 600 tempo niente. Come faceva? Ora lo so, lo capisco. Questo povero uomo a fare tutto. Lui piangeva: signora, ma come faccio? Non li so curare, non so fare. Ma io, e invece io battevo i piedi perché lui non c'era mai. E magari lo punzecchiava: ah, tu perché così? Gli davo dispiaceri. Ora lo so, mi sono pentita, lo capisco che ho fatto del male, però ho visto l'opera di Dio.
Quindi se i mariti sono avanti nel Signore e stanno crescendo e voi vedete che magari l'uomo tende di più a lavorare, specialmente nel campo di Dio, ha più voglia di farlo e trascura la moglie, fra virgolette, pregate, intercedete e Dio si userà proprio del marito per darvi quello che il vostro cuore desidera. Adesso mio marito è al contrario di quello che era prima, anzi è troppo, mi rubo il microfono, io non volessi, però per obbedienza lo faccio, quindi si vede che ha fiducia in me. Cioè tutto, io dico, ma perché me lo dai? Ti fidi di me? Perché io magari mi sento un po' così, che non so fare molto questa predicazione. E lui mi dice, tu obbedisci, non ti preoccupare, si vede che si fida di me, grazie a Dio. Boh. E quindi, però, questo è frutto dell'armonia, dell'amore, della comprensione. La donna è importante nella Chiesa, come la madre è importante nella famiglia. Ci sono i padri nelle Chiese e ci vogliono anche le madri. Però ognuno deve stare al suo posto nell'ubbidienza e nell'umiltà. Non siate condotti da pensieri perché volete fare, volete dire, trascurate le cose importanti. Siate sobri, siate figlie, degne figlie di Sara, nonché di Dio, che poi alla fine quello che ci aspetta, che saremo tutti la sposa di Cristo. Questa è la più bella cosa che possiamo diventare, maschi e femmine. Similmente i mariti devono amare le donne, onorarle. Non fate capozzelli perché Dio vi ha fatto capi. Non battete i pugni. Oh, tu perché devi stare sottomessa? Levatevi questo linguaggio, perché voi senza Dio non siete nessuno neanche. Quindi non vi allargate tanto, perché il marito deve comandare, capo. Se tu non sei sottomesso a Cristo, non sei capo di niente. Non puoi calpestare la donna perché tu sei capo. Capo di chi? O capo puoi dire. Ti stai o capo? È ballata la vocina, dove o capo? E fai un capo, ma non lo puoi fare, perché la figlia di Dio è degna quanto te, quindi la devi onorare. Chi riceve una moglie riceve un premio dall'Eterno, non riceve una cosa, la serva che ti lava, che ti stira, è giusto, si deve fare, però anche apprezzala. Faccio un complimento, se cucina bene, se ti stira bene una cosa, se si veste bene, diglielo. Digli spesso che la ami, che è preziosa per te. A questo fa bene, quando una donna si sente amata non guarda niente. Diventa, ma che cosa posso dire, un elefante, un bufalo? Cioè non guarda niente. Difende a spada tratta il marito e la famiglia e si butta a capofitto a essere fedele e amare suo marito, però si deve sentire amata e rispettata. Questo lo dico ai mariti: se voi vedete che la moglie si comporta male o sta male spiritualmente, prendetevi la responsabilità. Invece di condannarla, chiedetevi: Signore, che ho fatto? Siccome io sono il capo, da me entra, sono la porta della famiglia, da me è entrata qualcosa che non va. Perché mia moglie è così? A parte che prego per lei, voglio sapere, portatela a parlare, perché la donna ha bisogno di parlare. Se voi non la ascoltate, non la fate parlare, prima o poi scoppia, perché la donna deve parlare. Quindi invece di condannarle e fare giudizi negativi, prendetevi del tempo, perché è la priorità dopo Dio, ricordatevelo. Non è la Chiesa la vostra priorità, è la Chiesa, ma prima viene la famiglia. Prima viene la moglie e poi i figli. Neanche i figli, che a volte magari dice, vabbè, questo è per le donne di più, ah, mio figlio e poi mio marito, non è così. Prima viene il marito e poi vengono i figli. Io per i miei figli do la vita, mio marito lo sa, faccio di tutto, però quando c'è lui prima, io dico, mi dispiace, c'è papà, io non posso farlo questo, perché io devo fare questo per tuo padre. Quindi ci sono i limiti ed è giusto. Ma se noi viviamo secondo la volontà di Dio, rispettando i ruoli che Dio ha per noi, soprattutto nella famiglia, vedrete che tutto acquista un altro significato e che noi veramente come famiglia vedremo la famiglia salvata e andremo avanti e saremo benedetti, saremo di luce nel mondo per congiungerci nella meravigliosa sposa che un giorno Gesù verrà a prendersi. Amen. E così vogliono essere le donne di Dio. Certo, se faccio un appello, sicuramente tante donne hanno bisogno, però siccome il tempo stringe non voglio togliere tempo a mio marito, perché poi mi sentirei in colpa. Vi benedico, sicuramente avete dei conduttori meravigliosi e se ci sono dei bisogni parlate. Intanto dialogate col marito, che è la cosa più importante. Se non ce la fate per certe situazioni, chiedete aiuto.
c'è chi vi può aiutare, ma non vi chiudete, non vi chiudete, perché il diavolo vuole questo, soprattutto nella donna, perché lavora molto nella mente. La donna ascolta molti pensieri negativi e ci fabbrica. E quindi apritevi, se non è col marito, fatelo con i conduttori, con il pastore, con la pastora, ma dovete combattere i pensieri negativi che vi portano lontani. Dio ha pensieri di pace e non di male, per darci un futuro e una speranza. E la speranza è Lui, e noi vogliamo vivere così, al centro della Sua volontà, per raggiungere il Suo proposito. Amen. Vi benedico. Alleluia. Alleluia. Che meraviglia, ragazzi, che meraviglia. Quante perle abbiamo ricevuto stamattina. Che profondità, che meraviglia. Alleluia. Adesso vogliamo chiudere qui questa sessione o volete rimanere qui? No. Ok. Io non so a che ora dobbiamo... Allora, facciamo 20 minuti di break. E poi ci rivediamo qui, puntuali per favore, perché oggi è una giornata abbastanza piena, ok? Dio vi benedica e ci vediamo più tardi.